50 anni fa il lancio del Saturno V, l'inizio della missione che 4 giorni dopo avrebbe portato l'uomo sulla Luna. Nella sala controllo quel giorno c'era una donna, l'ingegnere John Morgan. Sabato 20 luglio la RAI festeggerà il Moon Day. Paolo Sommaruga. Erano le 9:32 del mattino di 50 anni fa in Florida quando vennero accesi i motori e Saturno V si staccò da Terra. La missione Apollo 11 partiva per raggiungere la Luna. Nella sala di controllo del lancio a Cape Canaveral, tra decine di tecnici, ingegneri, responsabili, una sola donna, Joanne Morgan. Ero già stata coinvolta in molte simulazioni, dice, e in tutte quelle riunioni ero sempre l'unica donna presente nella stanza. Ero abituata a quella situazione. C'è ancora tanto da fare, aggiunge, ma spero che le ragazze di oggi si facciano valere senza timori. Sono una donna normale, mi piaceva risolvere problemi, le equazioni, la matematica. Se mi guardo indietro, non mi sono mai annoiata sul lavoro. Ha toccato sul 4 giorni dopo quel lancio, il 20 luglio, il mondo vedeva le immagini del primo uomo sulla Luna. 50 anni fa la voce di Tito Stagno entrò nelle case degli italiani. 25 ore di diretta, 20 milioni di spettatori solo in Italia. A Viale Mazzini la storia della TV, con la RAI protagonista della memoria del nostro paese. Il 20 luglio un intero giorno di programmazione tra radio, TV e digitale sarà dedicato all'anniversario dello sbarco, il Moon Day, per ricordare cosa accadde, ma anche per raccontare la nuova avventura in partenza proprio sabato 20 luglio con Luca Parmitano a capo della missione Beyond. Ricordiamo spesso la memoria è il nostro futuro e la RAI di memoria ne ha tanta. La RAI è la memoria di questo, è una delle memorie di questo paese e non c'è cosa migliore per raccontare il futuro ai nostri giovani e raccontarlo attraverso la memoria, e questo la RAI lo fa egregiamente tutti i giorni. E con questo è tutto, ci fermiamo qui, il prossimo TG1 sarà alle 16:30.